Nuovi fondi per i piani di zona e per i servizi alle fasce deboli della Regione Campania. È emerso anche questo dall'incontro che si è tenuto ieri a Napoli e a cui ha preso parte Ilario Capaldo, assessore alle politiche sociali del comune di Nocera Inferiore. Un momento per dare indicazioni certe rispetto a quanto finora si è detto nelle realtà locali. Alla luce di queste indicazioni ulteriori, Capaldo chiede si faccia chiarezza sulla gestione del piano di zona S1. Io faccio appello a tutte le forze politiche, destra, sinistra, centro, a tutti i consiglieri comunali, a tutti gli assessori, dai deputati ai consiglieri regionali, affinché si faccia finalmente luce sulla vicenda del piano di zona. Noi quando parliamo di piano di zona parliamo di un ente che ha un bilancio di circa 10 milioni di euro, cioè, non siamo di denaro pubblico, cioè, non stiamo parlando di un ente così, ma parliamo di denaro pubblico e parliamo di faccende importanti, fondamentali, oggi che sono tempi di crisi, dove la gente può mettere il piatto a tavola. Cioè, una soluzione va trovata, va data la giusta trasparenza a questo ente che è ormai diventato un mistero e non vengono date le risposte. E le risposte che invece avete ricevuto ieri a Napoli? Abbiamo ricevuto una parte delle risposte, ma sui conti del nostro piano di zona, dopo numerose lettere inviate al comune capofila di Scafati, noi ad oggi ancora dobbiamo ricevere risposte. Poi si è parlato anche del socio sanitario. Infatti in questi giorni siamo stati un po' attenzionati anche da parte dei media, da parte dei giornali in generale, per la faccenda del decreto ingiuntivo. In realtà il decreto ingiuntivo tecnicamente non si poteva fare, come io Parliamo sostengo. del decreto ingiuntivo che il comune di Scafati ha fatto nei confronti del comune di Nocera Ma Inferiore. non l'ha fatto, perché non lo poteva fare. Dico anche che ci stiamo apprestando a fare degli errori un po' tutti i comuni dell'Agro Nocera Sennese, creando una voce apposita per il sociale, per le spese socio-sanitarie, quando non è così, vanno comunque inserite nel FUA, nel Fondo Unico di Ambito. Cioè, noi stiamo parlando di decine e centinaia di denaro pubblico che in un modo o nell'altro dovrebbero essere spesi, non vengono spesi, o perlomeno vengono spesi in determinate zone dell'agro.